TG2000, edizione di mezzogiorno, un buon sabato a tutti voi. Vediamo insieme le principali notizie del nostro telegiornale. Domani Papa Francesco presiderà il rito di canonizzazione in cui saranno proclamati 7 nuovi santi, tra i quali Paolo VI e l'arcivescovo martire Oscar Arnulfo Romero. Nel telegiornale la testimonianza di Cecilia Flores, la donna che a un passo dalla morte fu guarita miracolosamente per intercessione di Monsignor Romero. Confermato dalla Cassazione l'ergastolo per Giuseppe Bossetti, condannato per l'omicidio pluriaggravato di Yara Gambirasio, la Suprema Corte ha decretato che fu lui a colpire Yara e a lasciarla agonizzante. È fondamentale la prova del DNA. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova normativa sui cosiddetti seggiolini anti-abbandono. Le auto che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni dovranno essere equipaggiate con un dispositivo elettronico che segnala la presenza a bordo dei passeggeri più piccoli. Paolo VI e Oscar Romero, dunque due uomini che hanno dato la vita per la Chiesa, tra i 7 nuovi santi che saranno proclamati domattina con il rito di canonizzazione presieduto da Papa Francesco. Apriamo questa edizione soffermandoci in particolare sull'arcivescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, assassinato nel 1980 mentre celebrava la messa. Nicola Ferrante ha raccolto la testimonianza di Cecilia Flores, la donna che a un passo dalla morte, come dicevamo, fu guarita miracolosamente per intercessione di Monsignor Romero. Vediamo. Ci saranno anche Cecilia e Alejandro domenica in Piazza San Pietro per le canonizzazioni. La coppia miracolata per intercessione di Monsignor Romero sarà presente col piccolo Luis Carlos, il figlio del miracolo, riconosciuto anche dalla Santa Sede. Era l'anno della beatificazione di Romero, l'arcivescovo di El Salvador, ammazzato nel 1980, avvenuta nel maggio del 2015, a cui la coppia partecipa, ignara però della tragedia che li avrebbe colpiti 3 mesi dopo. In agosto, il 27 agosto, io mi vado all'ospedale. Il 27 agosto finisco all'ospedale d'urgenza, sebbene avessimo programmato per il 3 di settembre il cesareo. Mi trovarono la pressione altissima e mi diagnosticarono una violenta sindrome di HELLP. Il mio quadro era disperato. I medici non poterono far altro che mandarmi in coma farmacologico per far nascere Luis Carlos d'urgenza. Claro, era bien doloroso ver la situación. Era una situazione dolorosa e disperata. Allora mi ricordai della Bibbia di mia nonna Rebecca. Così, aprendo la Bibbia, la prima cosa in cui mi imbatto è l'immaginetta di Monsignor Romero. E sul retro, l'orazione che recito subito, con fede. La mattina dopo i medici chiamano il marito di Cecilia per informarlo che sua moglie sta inaspettatamente meglio. Chi è Monsignor Romero oggi per te? Pues, un benefattore. Un benefattore, il mio benefattore, il mio santo, il santo della mia famiglia. Prima eravamo devoti, sì, ma ora stiamo spiegando ai nostri figli che Monsignor Romero era un uomo di Dio, che difendeva i più poveri, i più bisognosi, e lo faceva parlando con verità. Viva Monsignor Romero! Viva Monsignor Romero! Repite. Viva Monsignor Romero! Cambiamo pagina. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore condannato per l'omicidio pluriaggravato di Yara Gambirasio, la 13enne ginnasta di Brembate di Sopra, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata morta 3 mesi dopo. Per la Suprema Corte è lui che colpì Yara e la lasciò agonizzante, decisiva la prova del DNA. Sentiamo Marco Bergamaschi. La Cassazione ha confermato l'ergastolo a Massimo Bossetti per l'omicidio pluriaggravato di Yara Gambirasio. La Suprema Corte ha così accolto l'istanza della Procura Generale che chiedeva di ribadire le condanne in primo e secondo grado del muratore di Mapello per l'uccisione della ragazza scomparsa nel novembre 2010 e trovata 3 mesi dopo senza vita in un campo a Chignolo d'Isola in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dal paese in cui viveva, Brembate di Sopra.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, che si concentrava in particolare sulla formazione della prova principale, ovvero il DNA. Per la Procura Generale le indagini sono state perfette e gli accertamenti compiuti dai RIS dei carabinieri, a partire dalle tracce biologiche, capillari assolutamente dirimenti. Potrebbe dunque essere l'ultima tappa di un processo caratterizzato da lunghe e complesse indagini, non esenti da critiche e contestazioni, centrate sul DNA rintracciato identificato come appartenente al cosiddetto ignoto 1 e dai successivi incroci con migliaia di campioni che hanno permesso di risalire a quello che per gli inquirenti è il ramo della famiglia di Bossetti, fino ad arrivare al padre naturale dell'uomo, Giuseppe Guerinoni. Nella requisitoria il sostituto procuratore generale Mariella De Masellis, che ha utilizzato parole durissime nei confronti di Bossetti, arrestato nel giugno 2014, ha detto che l'attività di estrazione e repertazione del DNA è stata assolutamente corretta. Il metodo del DNA nucleare, aggiunto replicando ad una delle contestazioni della difesa, è consolidato e utilizzato dal 1985 e non c'è nessun ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'uomo. Siamo convinti che Bossetti sia innocente, hanno commentato i suoi avvocati, ma non possiamo che rispettare la sentenza. Con quelli di oggi, ribatte Andrea Pezzotta, legale della famiglia Gambirasio, sono 39 i giudici che hanno trattato in varie fasi questo procedimento e tutti hanno concluso per la colpevolezza di Bossetti. L'esplosione nella notte di una bomba carta ha mandato in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale. Si tratta di una delle tappe odierne del tour elettorale di Matteo Salvini. Di fronte alla sede la scritta "Ancora fischia il vento". La reazione del leader del Carroccio: sono stati gli anarchici, sono orgoglioso delle forze dell'ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito tutto. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova normativa sui cosiddetti seggiolini antiabbandono. Le auto che trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni dovranno essere equipaggiate con un dispositivo elettronico che segnala la presenza dei passeggeri più piccoli. Il servizio è di Beatrice Bossi. Mai più tragedie di bambini prigionieri delle auto quando i genitori scordano di farli scendere. Il disegno di legge Salva Bebè è stato pubblicato in Gazzetta e al comma 1 dell'articolo 172 del Codice della Strada è stato aggiunto l'obbligo di utilizzare dispositivi di allarme per evitare l'abbandono dei minori in automobile. Si tratta di seggiolini che rilevano la presenza a bordo dei più piccoli quando l'adulto scende dall'auto. Qualche azienda già li vende a poco meno di 250 euro, ma adesso che sono diventati obbligatori c'è da aspettarsi il proliferare di modelli e tecnologie. La legge prevede incentivi, da definire però con altri provvedimenti legislativi. Dal 27 ottobre intanto tutti i bambini sotto i 4 anni dovranno sedere su seggiolini antiabbandono e per i genitori che violeranno l'obbligo sono previste dure sanzioni. Da 81 a 326 euro e in caso di recidiva nell'arco del biennio la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. A breve il Ministero della Salute e quello delle Infrastrutture dovrebbero far partire una campagna di sensibilizzazione sui rischi che derivano dall'amnesia dissociativa, quel vuoto di memoria causato il più delle volte dallo stress che negli ultimi anni ha colpito i genitori e ucciso più di un bambino. 70 migranti individuati ieri sera dalla nave Mare Ionio del progetto Mediterranea, che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà, sono stati soccorsi durante la notte dalla Guardia Costiera Italiana, poi condotti a Lampedusa. Lo ha riferito in un tweet l'organizzazione umanitaria dopo che Malta aveva comunicato di non avere navi disponibili. La Guardia Costiera Italiana era stata interpellata d'urgenza e, temendo una nuova tragedia del mare, come prima cosa aveva dato indicazione di rivolgersi a La Valletta, Malta, appunto. E andiamo ora a Milano, alla stazione di Rogoredo, per la precisione, dove è stato costruito un muro alto 4 metri, lungo oltre 200, per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella zona. Ma si tratta davvero di una soluzione utile ed efficace contro questo flagello? Sentiamo un po' cosa ci racconta Luciano Piscaglia.
È ormai terminata la costruzione del muro antidroga di Rogoredo, uno dei più popolosi quartieri dell'estrema periferia meridionale di Milano. Approvato dal Comitato per l'Ordine Pubblico e realizzato dalle Ferrovie dello Stato, il muro è alto 4 metri e lungo 200 metri ed è costato circa 700.000 euro. Separa i binari dall'ampia zona circostante, da sempre una delle maggiori piazze milanesi di vendita e acquisto di droga, in particolare di eroina. Il muro completa le misure già adottate, come le barriere anti-attraversamento, che hanno però solo allontanato dai binari il mercato della droga, che non ha abbandonato la zona ma si è spostato in un'area adiacente, il cosiddetto boschetto di Rogoredo. Alzando il muro si è quindi messo in sicurezza la sede ferroviaria, ma non si sono risolti i problemi del quartiere, che da anni deve convivere con un triste e pericoloso mercato, frequentato ogni giorno da un migliaio di tossicodipendenti. Non è che con questo, cioè se non lo fanno qua vanno da altri posti, non diminuisce le persone che la usano. Anche di giorno qui si vede un sacco di gente che va e che viene e nessuno fa niente. Il problema è le persone lì aiutano loro e così non mettono un muro. Purtroppo sono dei palliativi i muri. Il muro dovrebbe essere un altro, culturale, purtroppo, e quello fa fatica ad avanzare. In Vaticano ora con un doppio evento, una conferenza internazionale ed un forum sul giornalismo di pace, un'iniziativa che vuole approfondire il tema a cui Papa Francesco ha dedicato il messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018, unendolo idealmente alle figure di Paolo VI e Monsignor Romero, entrambi testimoni di pace. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo. Civis pacem, para pacem, se vuoi la pace, prepara la pace, non la guerra come nel famigerato brocardo latino. E questa è l'essenza del giornalismo di pace attraverso parole diverse, meditate. Il giornalismo può creare un mondo nuovo, evitare i conflitti, raccontare la verità. È il sogno nato alla fine degli anni 50 del secolo scorso a Oslo, per intuizione dello scienziato norvegese Johan Galtung. Abbiamo in generale un giornalismo molto negativo, con molta violenza e soprattutto guerra. Allora giornalismo di pace, c'è anche soluzione dei conflitti e naturalmente relazione buona. Il giornalismo di pace è stato al centro del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018, come antidoto alla cattiva informazione, alle fake news tanto di moda. Io credo che per il Papa questo è molto importante. Io credo che non si tratta di un giornalismo per la pace, ma della pace. Perché per la pace suona un pochino come propaganda. Ma della pace, cioè cercare tutte le cose positive e non solamente le cose negative. Galtung lo ha ripetuto in Vaticano alla conferenza internazionale promossa dal Dicastero della Comunicazione guidato da Paolo Ruffini. Il giornalismo di pace è qualcosa che sfida i giornalisti a recuperare il senso vero del loro lavoro, che è il racconto della verità, il racconto della realtà approssimandosi il più possibile alla verità. Il male consiste in cosa? Nella divisione. Il giornalismo di pace può costruire l'unione, il dialogo, la comprensione della realtà. In Italia migliaia di persone vivono in condizioni di estrema povertà. I Fate Bene Fratelli con i progetti dell'AFMAL aprono le porte degli ospedali e delle tante case di accoglienza. Con Clara Iatoste andiamo a conoscere la realtà di Palermo. Una sanità al servizio dei poveri è quella che con l'aiuto di tanti volontari forniscono i Fate Bene Fratelli. La loro associazione AFMAL per i malati lontani da 40 anni porta la carità in tutto il mondo, ma anche in ogni angolo d'Italia. A Palermo, ad esempio, all'interno di uno degli ospedali più efficienti della città, tante persone trovano casa già dal 2008. I nostri superiori hanno cercato di realizzare presso il nostro ospedale Boccarella Ferla un centro olaio, un centro notturno con la capienza di circa 15 posti, dove ogni sera queste persone vengono accolte, si fanno la doccia e cenano e vanno a dormire, al mattino fatta la colazione ovviamente vanno via.
la porta resta aperta e molti tornano anche solo per dire grazie ai 3.750 volontari, spesso medici e personale dell'ospedale. Mai un turno è rimasto scoperto. Quasi 12.500 pasti all'anno. Fino ad oggi abbiamo fornito quasi 56.000 pasti per tutti quanti i bisognosi. Si prendono cura di noi, anche sotto l'aspetto un po' umano, oltre che necessità che abbiamo bisogno tutti i giorni. Un numero verde permette di aiutare questa rete solidale, anziani soli, famiglie in difficoltà, disoccupati, da sostenere tutti assieme. Termina qui questa edizione del TG2000, ma rimanete con noi. Subito dopo c'è la rubrica di Letizia Davoli, c'è Spazio Next. Grazie per la cortese attenzione e vi auguriamo un sereno sabato. Arrivederci.